Ciao a tutti, bentornati nuovamente sul nostro canale di Viaggiatori intorno al mondo. Andiamo a conoscere le storie degli italiani, le loro esperienze fuori dall'Italia e le loro nostalgie nel caso ci fossero. Oggi andiamo tra l'Europa e l'Asia, andiamo in Georgia a conoscere il nostro amico Fabrizio Fabrisi. Ora ci dirà lui il perché. E ci racconterà la sua storia e cosa fa da quelle parti il nostro amico Fabrizio. Fabrizio, come stai? Buongiorno. Buonasera Tibin, Bene, come va lì? Come va lì a Lima? grazie. Ecco, come avete capito, il nostro amico Fabrizio è piemontese. Ok? Fabrizio, quindi della provincia di Torino. Racconta un po'. Monferrino più in particolare, Monferrino Monferrino, diciamo pure Monferrino. Monferrino. Ok. Fabrizio, intanto raccontaci da dove viene questo tuo soprannome, questo tuo nome di marchio. È semplicemente la versione piemontese del nome di battesimo, Ok. una versione in lingua locale che, usando io la lingua piemontese in famiglia, cercando di mantenerla viva in differenti direzioni, e comunemente mi chiamano tutti i miei amici e tutte le persone attorno a me mi chiamano il mio nome. Mi firmo anche così in molte occasioni, quindi il nome che sento più mio rispetto a quello ufficiale. Benissimo, tu sei in Georgia adesso, però sei della provincia piemontese. Chi era Fabrizio nella provincia piemontese? Quindi che cosa facevi in Italia? Ma io avevo iniziato un percorso accademico, avevo finito scienze politiche e relazioni internazionali, poi mi sono specializzato sull'ex repubbliche sovietiche, sono diventato uno specialista inizialmente di Asia centrale, poi anche di Caucaso. Ho lavorato per i media, ho fatto varie collaborazioni editoriali, facevo un freelance, su vari progetti tra l'Europa e l'Asia centrale, in qualche modo la Russia anche, ho osservato osservazioni elettorali, lavori per organizzazioni internazionali, più un minimo sempre anche mantenendo un piede anche nel Monferrato, nella casa, la terra che ho lì, di cui adesso spero di poter tornare dopo un lungo periplo euroasiatico, dopo vari anni, ma questa è la storia degli anni a venire. E a partire dal 2002 sono espatriato in pianta stabile verso queste lande, lavorando prima per l'OSCE, l'Organizzazione per la Sicurezza e Cooperazione in Europa, poi per l'Unione Europea, qui in Georgia, e quindi staccandomi stabilmente dalla patria per vivere in queste dimensioni e per tornare a casa di base l'estate un'altra volta durante l'anno. Raccontaci, che cosa puoi dirci di quelle zone lì, della Georgia in particolare, ma i paesi che hai visitato in quelle zone? Beh, sono due realtà piuttosto diverse, l'Asia centrale è un mondo più un far west, confini con la Cina, fra la Russia e la Cina, una dimensione molto specifica. Concentriamoci sulla Georgia in modo da non disperdere troppo la nostra conversazione. La Georgia è una terra assolutamente unica, singolare, molto bella da scoprire. È diventata una destinazione turistica di primo livello prima che di venire sommersa dalle scosse pandemiche del 2020, probabilmente manterrà questa sua vocazione come destinazione turistica, quindi un posto che invito tutti a visitare, posto in cui mi adopererò anche in futuro per far venire gente qui, per spiegare cosa c'è da vedere al di là di quelli che sono i percorsi ufficiali promossi dall'Agenzia Turistica Nazionale. C'è veramente Sono delle chicche da andare a scoprire nel territorio, ci sono degli strati di storia antica, di storia etnica, di enogastronomia, veramente che uno scopre standoci, vivendoci, e io avendoci vissuto 12 anni, una certa esperienza già ce l'ho.
Poi è una terra che, di cui abitanti sentono una vocazione europea, è un, come hai detto tu, è un crocevia fra Oriente e Occidente, fra Europa ed Asia. Di base la sua storia è più legata all'Asia che all'Europa, però dal momento in cui la Georgia è diventata indipendente nel 2000, nel 1991 con il crollo dell'Unione Sovietica, si è sviluppata questa vocazione europea e che viene corrisposta anche da parte dell'Unione Europea. La Georgia ha uno status particolare nei confronti dell'UE, tu vieni qua solo con la carta d'identità, gli georgiani ugualmente entrano in Europa, nella zona dello spazio Schengen, senza bisogno di visto, quindi la cosa si riflette anche in campo economico, commerciale, con una serie di aiuti. L'Unione Europea spende un centinaio di milioni di euro all'anno in vari progetti di supporto anche dell'economia, quindi c'è spazio per business, spazio per... C'è una certa dinamica fra l'Europa e questo paese che crea anche opportunità a vari livelli. Quindi è un posto dove tu vieni e sei come europeo, come italiano in particolare, poi ancora di più, perché si sentono loro, cioè già dal periodo sovietico c'è una certa attrazione verso la cultura italiana, attraverso il cinema, attraverso altre manifestazioni culturali. E quindi c'è in particolare un'attrazione nei confronti dell'Italia, posto dove sei molto ben accetto, dove molti connazionali vengono qua, sono venuti qua, si sono installati qua per motivi familiari o anche meno, semplicemente perché la qualità della vita che si trova qui è a un certo livello, non è la Russia, non è altri punti dello spazio sovietico, un posto dove è molto più piacevole, più mediterraneo, possiamo anche chiamarlo così, e posto sicuramente da scoprire, piacevole. Fammi delle domande tu perché Sì, sto perdendo un po' il filo del discorso. io ho dovuto, non conoscendo la Georgia, forse l'ho sentito il nome un paio di volte nella mia vita, mi sono messo un po' alla ricerca di informazioni e ho scoperto innanzitutto che c'è una cultura antica e molto forte, ma anche che si mangia benissimo. Non sapevo questa cosa, che è molto conosciuta per il cibo, oltre che per la cultura. E per la gente molto amabile. Cosa puoi dirci tu? È vero? E ti posso dire che probabilmente in questo spazio, il primo luogo, le tracce più antiche della lavorazione della vite, della produzione del vino sono qua. Sono meno di 3.000 anni, aspetta, 5.000 anni, 5.000 anni fa, un po' la patria del vino, e quindi già per noi piemontesi, italiani, già crea una certa assonanza e possiamo chiamarla una terra ancestrale anche per noi. C'è una cultura gastronomica molto ricercata, con delle varietà regionali e con cibo ricco, un po' corposo, non è una dieta che ti fa bene sul lungo andare, ma però come da visitare nell'ambito di una visita come turista, sicuramente l'ambito gastronomico anche darà molto a chi vuole visitare questa terra. Ok, quindi l'ho già segnata sul mio prossimo viaggio, Covid permettendo, ovviamente. Raccomandiamo, vivamente. Dimmi, come vive un italiano in Georgia? Che cosa sono le... Cioè, beh, come vive un italiano? Come vivi tu? Come hai vissuto tu? Come ti sei trovato? Ti sei trovato bene? C'erano delle cose che ti mancavano rispetto alla tua vita in Italia? Io sono un caso un po' sui generis perché io sono russofono. Quindi interagisco al 100% con l'ambiente circostante, sì, non parlo la lingua locale, che è molto, non è una lingua facile da assimilare, da utilizzare, però il russo rimane una lingua franca qui in Georgia, come in tutto il Caucaso, quindi mi esprimo e interagisco senza problemi.
Questo mi ha dato possibilità di avere Un buon rapporto con il un locale, certo. rapporto locale, un giro di amicizia abbastanza ampio. Persone ormai, giustamente, sono quasi 13 anni che sono qua. Quindi tutta una serie di relazioni, di contatti che, nuovo, conto. Adesso sto organizzando il mio rientro in patria dopo tutti questi anni, però conto di mantenere e di sviluppare in futuro. Come vivi? Non vivi bene, no, c'è una cultura dove, aspetto enogastronomico, è presente, è una cosa che magari ti potrebbe mancare quando, già una cosa che ti può mancare in Asia centrale, quella lì, qua, la mantieni, ti mantiene legato a certe tue abitudini. Da casa la gente, effettivamente, la gente è molto amabile, molto accomodata e molto aperta nei confronti degli italiani e degli europei, quindi sei molto ben accetto. Ci sono l'amministrazione, tutto quello che è il contesto amministrativo, servizi abbastanza efficiente, perché la Georgia nel periodo fra il 2003 e dal 2003 in avanti, il governo, non so tra gli ascoltatori chi può ricordarsi di chi era Mikhail Saakashvili, personaggio molto controverso che purtroppo causò la guerra del 2008, la guerra del 2008 è una cesura importante di questo paese, quello è l'evento che mi ha portato qua, perché dopo il 2008 è stata l'Unione Europea a spiegato una missione internazionale di osservatori nelle due aree di conflitto. Tale guerra, e comunque questo presidente, che personaggio di luci e ombre molto forti in entrambi i casi, la sua presenza è stata marcata da queste riforme in profondità, di modernizzazione, di europeizzazione ulteriore del paese, che creano un contesto amministrativo molto efficiente, una polizia molto user-friendly, che va incontro alle esigenze del cittadino e in particolare del residente estero europeo, come nel mio caso, quindi tutta una serie di facilitazioni, cose che ci mancherebbero anche in Italia, buona amministrazione, rapidità delle pratiche amministrative, dell'ottenimento di documenti. Quindi qualcosa che ti rende la vita sul posto piacevole. Sì, Scusami, se qualcuno volesse fare business, volesse aprire con dei contatti economici, ci sono tutta una serie di facilitazioni, anche nell'ambito di questo rapporto privilegiato con l'Unione Europea, instaurato dal 2016, se non vado errato, quando c'è stato questo accordo di cooperazione, di associazione, questo accordo di associazione fra la Georgia e l'Unione Europea, che ha aperto tutta una serie di canali supplementari che rendono interessante questo paese anche in una prospettiva di espatrio, di collaborazione commerciale, di quant'altro. E a livello di lingua, a parte il russo, so che perlomeno nella capitale parlano abbastanza facilmente l'inglese, quindi uno. L'inglese è molto diffuso, l'inglese non solo nella capitale, la parte di questa trasformazione del paese introdotta dal 2003 in poi dal regime precedente, che durò fino al 2012, è stato questo accento sull'inglese, nella capitale, in particolare con l'inglese anche si riesce a fare molto. Ecco, quindi abbiamo già un posto dove poter andare a destinare i nostri business, nel caso avessimo intenzione, perché le tasse sono molto basse, c'è aiuto da parte dello Stato, del governo georgiano, e poi la gente è ospitale e si mangia bene. Quindi, che vogliamo di più? Ci sono delle basi molto solide per considerare il Ottimo, mondo, sì. ottimo. Mentre a te, come italiano che vive, vedete, una volta all'anno torni in Italia, però italiano che vivi un anno lì, ci sono cose che ti mancano dell'Italia? O ti.
Mi manca la mia terra. A parte il Barbera. No, ma mica sono qui squiglio. Sì, mi manca la mia terra, mi mancano i miei, mi manca in particolare. Mi manca Torino, mi manca le routine, le abitudini, le piole, parlare piemontese. Mi mancano i tramonti. Com'è la situazione lì? Tbilisi è una zona montagnosa, no? Intorno a... Sì, quello anche una... Quindi ricorda un po' il Torino... Devo dire che il fatto sono, pur essendo così legato alla mia terra, se sono riuscito tutti questi anni a stare lontano, ho trovato due contesti geografici molto simili a quello piemontese, sia in Asia centrale che qua, in contesti continentali, con la presenza della montagna molto vicina, quindi la possibilità di andare a sciare, di fare alpinismo, di fare trekking. A me è molto importante, quello non ti manca più di tanto, perché esplori, c'è da esplorare, da vedere. Se ti piace la montagna qua, non rimani frustrato in quel senso lì. Domanda che ovviamente dobbiamo fare a tutti, visto il contesto, come ha gestito la situazione Covid la Georgia? Dunque, io la questione, c'è da dire che l'anno scorso io il confinamento, il periodo di confinamento me lo sono beccato in Uzbekistan, non qua. In questo momento sono professore associato per un'università americana in Uzbekistan, quindi non l'ho vissuto direttamente, però ero in collegamento tutti i giorni con la mia famiglia, qua ho tre figli, mia moglie che sono qua. Quando mi sono trasferito qui, e all'inizio è stata gestita molto bene, praticamente ha avuto un'incidenza bassissima, comunque anche con restrizioni di vario tipo, con coprifuoco, con chiusure generalizzate delle scuole, degli uffici, che sono durate fra nel periodo di aprile e maggio dell'anno scorso. Verso giugno si è riaperta, l'estate ha riaperto il turismo giugno dell'anno scorso, e poi la gestione in generale era considerata un successo del governo. Poi però a settembre sono state una serie di nuovi casi, e c'è stata una seconda ondata che ha iniziato a creare problemi. Sicuramente anche qui c'è stata una gestione politica della pandemia, chiamiamola così, per quanto abbia sia molto critico sulla definizione di pandemia rispetto questa malattia, comunque accettiamo il mainstream in questo caso. Qua ci sono le elezioni ad ottobre, sicuramente una serie di restrizioni sono state legate alla campagna elettorale, a certe manovre che la classe politica al governo, è stato reintrodotto il coprifuoco, adesso non mi ricordo quando, e avevamo, i miei figli erano a scuola a distanza, sono stati a scuola a distanza fino a gennaio, quindi tutto novembre, dicembre, scuola a distanza. A gennaio è riniziata la scuola, è stata riaperta. Adesso parlano di nuovo di introdurre una nuova chiusura, che ci si aspetta adesso tra una settimana, qua è Pasqua ortodossa, è stata la Pasqua, parlo di misure aggiuntive. La cosa un po' assurda che sta creando più
più tensione, che mantengono questo coprifuoco alle 9 di sera. Io sono rientrato qua, sono passato ad agosto l'anno scorso, sono stato in Piemonte, sono ritornato a novembre. Continua a esserci il coprifuoco alle 21, che oggettivamente nel momento in cui hanno riaperto tutto, funziona tutto quanto, scuole, locali, uffici, veramente non si capisce il senso di questo coprifuoco. Non c'è un paese che usi delle misure logiche. Tutti hanno dei controsensi assurdi, perché se mi chiudi, come qua, adesso qui hanno deciso di chiudere la domenica, però la gente quello che doveva fare la domenica lo fa il sabato, quindi non è che cambia più di tanto. Certo. Non è una... Certo, qua avevano sotto fra Capodanno e Natale, Capodanno e Natale, qua c'è prima Capodanno, poi Natale, avevano riaperto, solo lì avevano riaperto, prima era tutto chiuso, novembre, dicembre era tutto chiuso, poi ancora c'è stato... gennaio ancora rimasto chiuso, febbraio riaperto, adesso parlano di richiudere, è un po', non c'è una logica. Come dappertutto. I servizi sanitari come sono in Georgia? Hanno mantenuto una rete accessibile al pubblico di massa, però molto è sul privato. Come straniero fai riferimento soprattutto alle cliniche private, che non hanno prezzi eccessivi. Che hanno dei prezzi. E la qualità dei servizi è buona? Cioè, non rischi di rimanere male? O... Ma no, ma informandoti un attimo prima, non andando, cercando di selezionare preventivamente il tipo di specialista di cui hai bisogno, trovi il buon specialista, anche se non tutti, non ovunque, molti magari, ci sono magari anche molti medici che sono lì più per raccomandazione che per merito proprio, ma puoi trovare dei buoni specialisti. La struttura comunque è buona, positiva. La struttura sì, sì, c'è nel complesso c'è un settore sanitario solido, anche in effetti molti vengono qua, c'è anche un turismo medico su certi settori, che è una parte della, anche partendo dal fatto che una parte dell'attrazione turistica sono centri balneari e saune naturali che esistono qua, quindi ci sono anche, c'è un concetto di medicina olistico legato a frequentare male. Spa, centri termali, zone salubri di montagna, anche in questo senso, quindi interessante in questo senso. Che distanza c'è in aereo dall'Italia a Georgia? In diretto sono 3 ore e mezza. 3 ore e mezza. Su Milano. Su Milano. Uh-huh. E dici, allora, hai detto che stai facendo il docente in università in Uzbekistan. Sì, a distanza. Ovviamente in questo periodo. Qui siamo a distanza da un anno, quindi non è che... Sì, sì, sì. Ma per fortuna, voglio dire. Ci sono delle cose positive nei lavori a distanza, in alcuni casi. Chiaro, sente la mancanza del rapporto umano, di prendersi un caffè insieme, però, insomma, dal punto di vista lavorativo, a parte quelli che becchi in webcam... in mutande mentre fanno le riunioni con giacca e cravatta, però sono in mutande. Come sottoscritto. non dirlo. È naturale. Certo. Ma ci sta dentro. Però ti aiuta, perché magari non devi attraversare la città. Umano. È umano, sì. Non devi attraversare la città nel traffico, ti prepari 5 minuti prima e sei già in riunione, piuttosto che perdere, soprattutto qui a Lima, 1 ora e mezza di traffico per fare una riunione di mezz'ora. Quindi. Però Sì, anche a livello di conferenze, per noi esperti, anche a livello di conferenze è interessante, perché prima era una questione di pianificare, prendere il biglietto, volare, arrivare. Adesso in un attimo, clic, sei nella lista, interviene la conferenza, il tuo intervento vale una pubblicazione che non poteva essere prima, e in un attimo c'è questa cosa qua. Esatto. O quello anche senza pandemia sarebbe possibile. Sono cose che dovrebbero rimanere, queste cose qua. Speriamo che
che continuino così. Sì, rimarranno probabilmente. I tuoi progetti, le tue occupazioni adesso e quelle che sono state, quelle che sono adesso e quelle che saranno. So che hai varie cose in mente e comunque varie, scrivi articoli anche. Vuoi raccontarci un po' delle tue cose? Sì, io sono un esperto di aria di base, sono specialista di politica, di relazioni internazionali, quella è la mia formazione, come scrivevo prima di espatriare. Continuo a scrivere su questa collaborazione universitaria. Adesso sono in questa fase di transizione che sto organizzando rientro, quindi sto anche studiando, sto preparando un business plan per poi aprire nel Monferrato una piccola struttura ricettiva che spero che col tempo si allarghi. Una struttura ricettiva che vorrei non soltanto al di là del classico bed and breakfast, offrire attimi di relax ai nostri compatrioti in Piemonte, vorrei farne un posto dove la gente viene, anche se interessata a visitare queste aree dell'ex Unione Sovietica, dove sulla base della mia esperienza, della mia expertise, posso già orientare la gente, introdurre la gente alle complessità di questi paesi e aiutarli a definire quello che può essere un percorso di visita, di turismo verso queste aree, sia di turismo anche di chiunque sia interessato a interagire con queste realtà. Prima di arrivarci, invece che arrivarci così d'amblè, vieni da me e io ti racconto, ti introduco, ti spiego come meglio modulare la tua presenza qua sul posto in modo da ottenere il massimo. Quindi un ponte tra il Monferrato e fra le Alpi e l'Eurasia. Fare la bella. Sarà la mia, il mio slogan sarà fra le Alpi e l'Eurasia. E questo lo metteremo anche come titolo nel video. E so che parli il piemontese anche con i tuoi figli, con le tue figlie, figli. Sì, è importante perché io ho avuto la fortuna o il caso sono cresciuto con i miei nonni nel Monferrato, che non parlavano italiano praticamente. Quindi è una cosa che ho assorbito dall'infanzia, poi studiando, facendo il master l'ho fatto a Parigi, mi sono reso conto se pensando in piemontese invece che in italiano nuotavo meglio in quella realtà culturale. Cioè l'italiano a un certo punto su molte cose poteva essere persino un ostacolo quando la mia cultura ancestrale che avevo dentro di me mi permetteva di interagire meglio con una realtà culturale in cui mi trovavo. Esattamente in quest'ottica ho trasmesso il piemontese ai miei figli anche perché giustamente prima di tutto per me è un patrimonio culturale, antropologico che non doveva andare perso. Io ho avuto la fortuna di assorbirlo, personalmente di fare frapponte fra un mondo antico che ho visto di base scomparire con il passaggio fra l'infanzia e l'adolescenza, la cascina in cui io ero cresciuto già venne trasformata, venne cementificata. Nei primi anni della mia vita la cascina era ancora la realtà del Novecento, dell'Ottocento addirittura, tra Ottocento e Novecento, comunque una realtà molto caratterizzata su un mondo precedente ed è diventata qualcos'altro in quegli anni. Comunque tutto ciò è rimasto dentro di me ed era giusto passarlo ai miei figli in modo che non andasse perso tutto un determinato patrimonio antropologico. Poi al di là di ciò ci sono anche gli aspetti pratici, nel senso che quando sono dovuti andare a scuola, qua li ho messi nella scuola francese e a differenza di altri bambini internazionali, italiani, che erano loro in qualche mese erano francofoni quasi senza problemi. Quindi non è che io li abbia costretti in una realtà culturale marginale, al contrario, sono sicuro di aver dato gli strumenti validi per il loro sviluppo, per la loro vita. Sul lato pratico, sul lato più generale, in un discorso più generale, l'avere radici salde
è ciò che tiene la pianta in piedi, è ciò che la proietta verso il futuro. In caso, se non sai chi sei, se non sei saldo nella tua identità, se non sai da dove vieni, non puoi interagire con la realtà culturale attorno. E anche nel mio caso, sì, l'identità italiana standard, loro anche qua i locali sanno cos'è, è giusto, è bello tutto quanto, però se io in più ho la mia identità precisa, la mia piccola patria piemontese, ho molto di più da offrire in una comunicazione culturale, da far valere la mia cultura legata alla montagna, anche quando vado nella cultura legata alla montagna qui locale, si scoprono molte assonanze, pratiche di vita, modi di preparare il cibo, di vedere, di interpretare, di leggere il mondo, le cose del mondo, e ti assicuro che è una cosa che dà molta soddisfazione. Benissimo. Mio figlio, volevo far vedere mio figlio ai nostri spettatori. Certamente, perfetto. Ma non vuole. Non vuole, è timido. Non vuoi venire? Vieni a salutarmi, vieni qua, non fare se posso. Va bene, sì, a minuto. Non vuole. Aspetta, magari l'altra, la disbela piccola. Maria. Dice che se lo paghi si fa vedere. Convenienza qua. Se c'è un ritorno è pronto per sé. Ma vensi, fai sempre il brigante. No. Bastian, però lasmi una minuta, sì, tranquillo, perché se te stai in giro io so mani a registrare la comunicazione. Che bella questa, di parlare in Georgia, parlare in piemontese ai tuoi figli, fantastico. Sì, anche la nostra. Starà la porta, che sono riuscito alla fine. Ma parlano anche italiano o parlano solo piemontese? Sì, no, l'italiano è sempre stato presente, perché quando l'estate abbiamo passato sempre. Loro sono nati in Italia? O fuori? Loro sono nati in Kazakhstan addirittura, di dove è mia moglie. Loro sono nati in Kazakhstan, sono più russofoni, soprattutto nell'infanzia erano più russofoni. Anche mia figlia, adesso che ha 4 anni, più o meno parla più russo che altro, e sta piano piano macinando le altre dimensioni culturali. Comunque l'italiano c'è sempre stato, andando in Italia l'estate filtrava a vari livelli, poi mio papà non è neanche piemontese, quindi io parlo italiano più che altro, quindi c'è sempre stato. Non è un italiano perfetto, ovviamente, perché non viene usato su pianta stabile. Mio figlio ha iniziato il liceo quest'anno, ha avuto i suoi problemi iniziali, ma li sta recuperando. Penso che sia quasi uscito dalle strette, che sia quasi, sicuramente il prossimo anno non ne avrà più. Ok, io ti ringrazio tantissimo. Vuoi dare i tuoi contatti per persone che vogliono avere informazioni sulla Georgia, sul tuo lavoro? Puoi dirli a livello video? Maria, vieni, salita al mio amico. Ah, mia signora, vieni. Sì, ma vieni a salita, fatti vedere dalla. Vieni, disblando. Disagliuti. Ti lui da sambal. Vari calè sambal. Devi dare $1 o $1. Te lo do io. Cavoli. Sai, guarda, c'è anche la maglia del Brasile. Lui è in Perù. Buongiorno a te. Buenos días. Parli italiano, va benissimo. Come ti chiami? Bastiano.
Bastian Contrare. Quanti anni hai? 11. 11 anni, benissimo. Stai bene? Sei contento di stare in casa? No, perché andiamo a scuola, ma ne volete dire stare in casa in senso scuola in casa? No, che non puoi vedere i tuoi amici. Li puoi vedere i tuoi amici, puoi uscire con i tuoi amici? Sì, di sicuro. No, ma adesso hanno fatto scuola in classe, comunque, negli ultimi tempi. Adesso forse faremo due giorni. Chi è capisco più il punto? Faremo due giorni di scuola in online. Ah, ok. Ma se no, gli altri giorni sono a scuola normale. Benissimo, benissimo. Ti preferisci andare a scuola o farlo per internet? Scuola. Benissimo. Fatti vedi dal solito. Ti ringraziamo di aver un piacere, giustamente. Chi vuole. Ah, Radio insegno anche italiano adesso qua. Fra le altre cose, però non è che c'entri tanto con il nostro. Mm-hmm. Dire, cioè, vedo anche questo interesse verso l'Italia. Attraverso questi studenti che di base sono gente che ha anche contatti col turismo. Ah, dispettosa! Gente che ha contatti con il turismo. Dispettosa. Disbela! Cita disbela! E sì, comunque mi fa piacere lasciare i contatti per chiunque sia interessato al Caucaso, che giustamente... Perché giustamente la mia missione la vedo in quello, creare questi contatti. Che... Perfetto. Ora bene crearli così. Allora ti ringraziamo tantissimo, stai bene. Grazie a te, grazie a te. Piacere di conoscerti, spero ci siano altre occasioni. Sicuramente sì. A Turin. Speriamo presto. A tutti gli amici che stanno vedendo questo video, scrivete al nostro amico dalla Georgia che per avere informazioni o per avere notizie dei suoi interessi. E a tutti quanti un saluto e alla prossima intervista. A presto. Arrivederci. Arvezza.